Buongiorno, oggi realizziamo una pallina per l'albero di Natale con la lana cardata. Innanzitutto vado a infilare il mio ago per l'infiltramento della lana nel supporto, in questo modo. Ora vado a prendere la lana bianca e vado a rivestire la mia pallina. Ho recuperato una pallina non propriamente liscia, ma non importa, tanto poi l'effetto finale non si vede, insomma, se ha qualche difetto. Vado a rivestire la mia pallina di polistirolo e vado a infilare la lana all'interno del polistirolo, picchiettando con l'ago. In questo modo vado a far appunto a inserire le fibre della lana all'interno del polistirolo. Devo ripetere tante tante volte questo procedimento, punzecchiando in modo bello perpendicolare al mio supporto in diversi punti diversi. Nei punti dove vedo che manca la lana posso aggiungere proprio dei pezzi e andare a riempire quei buchi. Per fare il naso ai pupazzi neri prendiamo un pezzettino di arancione. E andiamo a creare il naso a carotina. Vado a prendere un pezzettino di arancione e prima di tutto vado un pochino a modellarlo con le mani. Ora delicatamente lo vado a, come dire, infilare all'interno del polistirolo e della lana, cercando di già dargli una forma. Quando vado a picchiettare sul contorno, si va a definire meglio la forma, appunto, anche in questo caso della carotina. Cerco di dare una forma piuttosto appuntita, come fosse il naso, appunto. Ora facciamo gli occhiettini, prendiamo sempre un pochino di nero. Facciamo una pallina, quindi facciamo prima una forma già con le dita. Delicatamente lo vado a infilare qua dentro. Non serve insistere troppo, basta infilare
proprio un pochino il nero in modo che sia stabile, non si muova, diciamo. Così. Prendiamo un altro pezzettino. Serve proprio poco poco. Così. Poi prendo un briciolino di bianco pochissimissimo, veramente poco poco poco, faccio sempre una pallina e gli faccio il riflesso nell'occhio, ancora più piccola, deve essere veramente piccola 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 piccola. Così. E la stessa cosa nell'occhietto di là. Ora possiamo usare il nero, se no possiamo anche usare un pochino di marrone. Andiamo a fare sempre dei pallini piccoli piccoli per creare il sorriso come se fossero dei legnetti. Possiamo anche farli un pochino, invece che dei pallini, un pochino più dei proprio dei bastoncini, così. Se non siamo soddisfatti, visto che abbiamo appena puntato, possiamo anche toglierlo. Questo mi sembra un po' troppo grosso e un po' troppo staccato. Lo rimpicciolisco un po' e lo metto un pochino più vicino a quello di prima. Ecco qua.